Ciao a tutti e bentornati e bentornate sul mio canale. Scusate l'aspetto, pensavo anche di fare uno svuota la spesa, ho la finestra aperta, scusate se sentite dei rumori. Pensavo di fare uno svuota la spesa senza farvi vedere il mio faccione, ma ho detto no, vabbè, tanto comunque. Dunque, sono completamente struccata, voi siete storti perché io vi vedo storti. E va bene. E questo è uno svuota la spesa sempre dalla mia cucina, è uno svuota la spesa Eurospin. Il totale speso è di 26,86. Oggi abbiamo messo degli occhiali azzurri abbinati a come sono vestita. Ho questa camicia che mi sta veramente enorme, non so come farvela vedere, guardate, è enorme, però mi piace perché è morbida, e gli occhiali azzurri e i jeans, ovviamente, va bene. Scusate anche i capelli, sono appena tornata dal lavoro, sto sudando, ci sono le cicale, va bene. E dunque, quindi svuota la spesa di Eurospin, ecco qui la borsa, voilà, e vediamo cosa ho comprato, perché ci sono delle cose da mettere urgentemente in freezer. Il traffico, scusate i rumori di fondo, ma va bene così. E quindi la borsa della spesa l'ho pagata 99 centesimi, perché mi serviva e l'ho voluta prendere. Andiamo in ordine di scontrino, così non abbiamo problemi. Allora, che cosa ho preso? Era in offerta a 1,99 euro, giusto, la paella. Io alle Canarie mangio quella originale, so che non sarà la stessa, però insomma va bene, ce la facciamo andare bene. 1,99 euro. Poi ho preso anche questi in offerta, ho preso soprattutto offerte, a 1,59 euro ho preso i cordon bleu di pollo, perché non ho voglia di cucinare, quindi è molto più semplice fare queste cose pronte, lo so che non va bene però. Poi ho preso i bocconcini di mozzarella, sì, sarebbero le mozzarelline, e le ho pagate 2,15 euro, queste non erano in offerta ma le ho prese comunque. E ho preso anche le olive ascolane, anche queste non in offerta, pagate 2,15 euro. Vado di corsa perché si stanno scongelando le cose, eh. Poi, sempre per fare una cena molto stile pizzeria, ho preso i supplì di riso, sono 500 grammi e costano 2,29 euro. Anche questi non erano in offerta ma li ho presi comunque. Come vedete, stavolta non ho acceso la luce, vedrete un po' buio, però secondo me è meglio. Poi ho preso i tortellini al crudo, li ho pagati 1,79 euro, sono mezzo chilo, quindi adesso che ancora fa caldo li mangio con il ragù, oppure quando fa freddo li faccio in brodo. Poi ho preso, eccole, le fettine finissime di petto di pollo, le ho pagate 2,26 euro e sono 206 grammi. E amo il pollo, prediligo la carne bianca, quindi va bene. Cioè, i capelli veramente io non li so fare, è inutile, non li so acconciare, il mio gatto vuole bere. Un attimo. Poi ho preso il salame Milano, per 100 grammi, sì, l'ho pagato 1,09 euro. A me piace molto il salame Milano, anche se anche quello ungherese non è assolutamente male. Poi ho preso la pancetta arrotolata, sono anche questi 100 grammi, 99 centesimi. Poi ho preso il primo sale, 125 grammi, anche questo, no, questo 95 centesimi, quindi 4 centesimi di differenza rispetto alla pancetta. Poi ho preso, per farmi l'insalata di riso, perché c'è ancora un po' di caldo, sono 100 grammi di würstel senza pelle con tacchino e pollo, perché preferisco quelli di tacchino e pollo rispetto al suino, e li ho pagati 29 centesimi e sono 4 di quelli piccolini, perché tanto devo fare l'insalata di riso per me, sono sola, e vanno più che bene, arriva il mio gatto.
Poi ho preso grana padano DOP 2,29 € per 164 grammi. Quindi questo lo posso grattugiare, lo posso mangiare a pezzi. Fonte di proteine, il mio gatto sta annusando. Perché la dietista mi ha detto, ad esempio, per lo spuntino di metà mattina, prendere un pezzettino di grana va più che bene. Poi ho preso il gorgonzola DOP. Questi sono 202 grammi a 2,22 € e questo è il gorgonzola DOP dolce. Volevo prendere quello al mascarpone, ma a me il mascarpone nel gorgonzola non è che faccia impazzire. Poi ho preso lo yogurt bianco intero con gli anelli di cioccolato, l'ho pagato 49 centesimi, ne ho preso uno perché tanto ci devo fare lo spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio, ed ho preso anche quello con al cocco con le palline di cioccolato fondente, anche questo 49 centesimi. Siamo arrivati quasi alla fine, ho preso i funghetti sempre per fare l'insalata di riso, eccoli qua i funghetti, questi sono 285 grammi senza l'olio, 185 grammi, li ho pagati 1,45 € perché a me piace moltissimo l'insalata di riso, io la faccio con il pesce anche. Come la faccio con il pesce? Cuocio il riso in acqua salata, come si cuoce il riso bollito, come si bollisce il riso, poi in un'altra pentola senza sale faccio bollire gamberetti, zucchine, gamberetti, cozze e vongole, li aggiungo al riso scolato e poi aggiungo un po' di maionese, non ne metto tanta perché a me non piace troppo. Però è un'insalata di riso con il pesce diversa e soprattutto fredda di frigo, è favolosa. Infine sono stata obbligata ad acquistare l'insetticida scarafaggi e formiche perché con il caldo e avendo comunque il verde c'è il rischio di formiche sulle terrazze. E quindi io spruzzo questo per evitare l'invasione delle formiche, che poi sono quelle piccoline, piccoline, fastidiose e anche antipatiche. Quindi il totale speso è di 26,86 €. Io adesso vado a mettere tutto nel freezer. Vi ringrazio di essere stati con me. Scusate la faccia, ma va bene. Dopo una giornata di lavoro è più che giustificato, anche perché oggi sinceramente mi sono svegliata tardissimo e non ho fatto in tempo nemmeno a truccarmi. Chiudiamo il discorso perché sono una dormigliona, no, ieri sera ho fatto tardi. Quindi vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, al prossimo video, un bacio, besos a todos, non a todos, solamente a chi mi vuole bene. Ciao!